raccontare e raccontarsi, spiegare e spiegarsi, comunicare per informare, come prima, più di prima, soprattutto in Calabria. A 10 giorni dal sequestro degli elenchi degli iscritti alle logge delle 4 più importanti associazioni massoniche del paese, il Grande Oriente d'Italia ci mette la faccia, è proprio il caso di dirlo, ad Aiello Calabro nel Cosentino, stringendosi attorno alla libera muratoria calabrese finita sotto i riflettori insieme a quella siciliana della Commissione parlamentare antimafia. Oltre 500 le persone presenti, diversi i relatori, il più atteso ovviamente il gran maestro Stefano Bisi, il primo a sbattere i pugni sul tavolo contro l'iniziativa dell'ente bicamerale guidato da Rosi Bindi. Non si capisce perché si debbano chiedere gli elenchi del Grande Oriente d'Italia. Non si chiedono gli elenchi di qualsiasi associazione che pur ha connivenze ben forti con la malavita organizzata. Una decisione che non ha convinto neppure il deputato Daniele Capezzone. In base alla Costituzione la responsabilità penale è personale. Se qualcuno ha commesso un reato o è sospettato di aver commesso un reato, è sacrosanto che sia indagato, processato, se colpevole condannato, ma questo deve riguardare lui come persona. È una grave ferita che non riguarda solo la libertà dei massoni, ma riguarda la libertà del 100% dei cittadini italiani. Da Aiello Calabro per la CNews 24.